Bentornati ancora una volta, ragazzi, sul mio canale. Oggi andremo a rispondere a una domanda che spesso vediamo in internet per ciò che riguarda il fotovoltaico e l'auto, ovvero posso usare le batterie per auto in un impianto fotovoltaico? Alcuni chiedono: posso usare le batterie fotovoltaiche su un'auto? Andremo a rispondere a queste domande. Iscrivetevi al canale. Come al solito risponderemo in maniera chiara e tecnica perché sono implicati tanti fattori. Dobbiamo andare ad analizzare le potenze sia dell'impianto fotovoltaico che delle batterie. Dobbiamo andare ad analizzare perché una batteria è stata costruita per un impianto fotovoltaico e perché un'altra batteria è completamente diversa, costruita per un'automobile. Quindi rispondiamo alla prima domanda: posso usare una batteria per auto su un impianto fotovoltaico? Qui abbiamo due batterie per auto, una più grossa, più potente, l'altra più piccola, meno potente. Cosa succede? Queste batterie hanno una funzione nell'auto, ovvero il momento in cui saliamo sull'auto, accendiamo il quadro e accendiamo il motore, deve essere in grado di erogare tantissima corrente subito e poi, quando il motore è partito, basta. Perché? Entra in gioco l'alternatore, ovvero il generatore di corrente, che andrà subito a ricaricare la corrente che è stata prelevata e a mantenere attive tutte le strumentazioni, luci comprese, condizionatore compreso. Quindi già vediamo che la prima differenza tra una batteria per auto e una batteria per fotovoltaico è che la grande potenza sviluppata dalla batteria per auto dura pochi secondi e quelle fotovoltaiche di solito vengono consumate più lentamente e questa è una grande differenza. Comunque, in entrambi i casi, quando andiamo a dare grandi assorbimenti continui, andiamo a deteriorare le batterie. Cosa si intende per deteriorare le batterie? Si intende ridurre i numeri di cicli, che di solito sono giornalieri per il fotovoltaico, e invece il numero di accensioni per quanto riguarda la batteria per auto. Parliamo brevemente della conformazione delle batterie per auto. Devono avere potenza istantanea e questa viene misurata qui in base alle caratteristiche di ogni batteria che adesso andremo a vedere da vicino. Le caratteristiche di questa prima batteria sono queste: 12 volts, 95 ampere ora e 760 ampere di spunto. Quindi una batteria potente per auto di una certa dimensione, di un certo livello. Qui ci spostiamo su un'altra batteria più piccola ed è sempre 12 volts, però è 35 ampere ora e 300 ampere di spunto. Ora, sono proprio queste caratteristiche a rendere diverse le batterie. Si vede anche visivamente, questa è più grossa, più potente, questa meno. Entrambe comunque costruite per il mondo automobilistico, ovvero le piastre di queste batterie sono sottili. E sono addirittura con le nuove tecnologie, si chiamano piastre bubble, dove ci sono tante bolle all'interno del piombo fuso, dove si annidano gli ossidi e danno quindi una capacità maggiore in termini di potenza istantanea, 760 ampere, ma la durata deve essere pochi secondi. Vi è mai capitato di accendere una macchina che non parte, di cercare di accendere una macchina che non parte 3-4 volte? Alla quarta, quinta volta, se vi va bene, il motorino d'avviamento fa fatica, non riesce a partire perché la batteria si è esaurita. Ora, nell'impianto fotovoltaico le cose funzionano in maniera diversa. Mentre qui abbiamo bisogno di corrente istantanea e poi ci pensa l'alternatore immediatamente a caricare la batteria e a far andare tutti i servizi, nel fotovoltaico abbiamo bisogno di corrente continua. Non così subitanea, non così prepotente, ma continua. È raro che nel fotovoltaico abbiamo bisogno di correnti così forti, tranne il momento in cui parte un frigorifero, c'è uno spunto alto, tranne il momento in cui utilizziamo dei trapani, hanno una certa potenza, però se l'impianto è strutturato bene, è proporzionato in maniera ottimale, noi avremo dei consumi sulle batterie fotovoltaiche progressivi, non istantanei. Questa è una differenza enorme e sono proprio questi consumi progressivi che
che andrebbero a rovinare le batterie per auto, perché non essendo deep cycle o scarica profonda, andrebbero a solfatare, andrebbero a consumare lentamente la loro energia fino a non ripristinare più gli ossidi di piombo. Le batterie per auto usate per il fotovoltaico con impianti significativi durano veramente poco, qualche mese, un anno massimo. C'è bisogno dell'altra tipologia di batterie. Ripeto, qui grandi consumi istantanei e poi basta, fa tutto l'alternatore. Nel fotovoltaico consumi lenti e progressivi, tranne occasionalmente. Questo rende quasi impossibile utilizzare le batterie per auto sul fotovoltaico. Ma ci sono delle eccezioni. Le eccezioni sono dettate dai bassi consumi. Mi spiego meglio. Se abbiamo le luci del giardino a LED da 2 watt e sono 4 luci o 5 luci e noi ottimizziamo la notte con una sorta di buona luminosità da 2 watt, non è neanche male, a LED, abbiamo 2 watt per 4 luci, per 5 luci sono 10 watt. 10 watt in una notte di 10 ore sono 100 watt, ok? 100 watt sono circa 8-9 ampere, diciamo 10 ampere per semplificare la matematica. A questo punto abbiamo consumato in una notte, in 9-10-11 ore, abbiamo consumato 10 ampere. Questa batteria è 95 ampere. Dato che le batterie al piombo, qualsiasi sia solare o auto, devono essere consumate il meno possibile, nelle auto il 30%, nelle scarica profonda o deep cycle anche il 50-60%, qui abbiamo 10 ampere, cioè circa 100-110-120 watt in una notte, 10 ampere, quindi abbiamo 95. Quindi possiamo utilizzare anche questa batteria per auto per illuminare il giardino, perché con un piccolo pannello fotovoltaico il giorno seguente abbiamo caricato la stessa batteria. Abbiamo quindi un pannellino da 10-20 watt che il giorno seguente con un regolatore di carica va a caricare questa batteria. Abbiamo le luci del giardino in automatico. Ora l'impianto è questo: pannellino fotovoltaico, regolatore di carica, batteria, luci. Lo stesso regolatore di carica, l'ho mostrato in un video precedente, andatevelo a vedere sui regolatori di carica, ha l'attacco per le luci e il sensore di luminosità dove la notte va ad accendere le luci e la mattina va a spegnere. Quindi abbiamo creato un ciclo lavorativo di carica e scarica progressiva non utilizzando mai al massimo questa batteria. Quindi 95 ampere utilizzati solamente 10 o 15 o 20 ampere al massimo, questa batteria durerà. Ricordiamoci sempre che non va posizionata all'esterno perché il freddo distrugge le batterie. Andrà posizionata in un locale, pannellino all'esterno, regolatore di carica, automaticamente si accenderanno le luci del giardino. Allora ecco che abbiamo l'utilizzo di un fotovoltaico attraverso le batterie di auto e magari ce le regalano usate o le paghiamo pochissimo, ecco che non abbiamo grandi spese da fare e possiamo utilizzarle per questo scopo. E lo stesso vale là dove nel caravan, nel camper, nella barca a vela abbiamo utilizzi minori, dove con un pannellino riusciamo a far andare le luci e ci divertiamo in barca con gli amici, piuttosto che far andare invece pompe di calore e elettrodomestici come frigoriferi eccetera, che hanno un alto consumo. Quindi basso consumo in termini di utilizzatori, possiamo usare anche batterie per auto o batterie usate. Quando si brucia la buttiamo. Ricordiamoci che le batterie per auto su un impianto fotovoltaico destinato a casa nostra per autoalimentarci, fai da te, di una certa importanza, con tanti pannelli sul tetto, non possono essere utilizzate, perché il consumo, l'assorbimento e la gestione dei cicli di carica e scarica non è adatto alle batterie per auto. Le piastre del fotovoltaico sono molto più spesse, grosse, adatte a sprofondare. Non possiamo avere 20 batterie di questo su un fotovoltaico che dobbiamo utilizzare al 10%. È meglio avere allora 4-6 batterie che possono essere utilizzate al 50-60%, in emergenza anche al 70-80% in rare occasioni. In questo video stiamo discutendo se utilizzare batterie ad acido libero in piombo per fotovoltaico o le stesse per auto.
non stiamo toccando il parametro litio, che invece è un altro mondo totalmente diverso, dove possiamo caricare e scaricare quanto vogliamo. Basta stare all'interno dei limiti minimi e massimi di carica e scarica. Le litio dureranno veramente 10, 15, 20 anni. In uno dei prossimi video, già l'ho detto, parlerò anche delle varie litio, le Li-ion, le Li-FePO4 e le titanato di litio. Sono tre batterie a litio con caratteristiche totalmente diverse, ma idonee sia per il fotovoltaico che per l'auto. A questo punto la domanda inversa: posso usare le batterie fotovoltaico per un'auto? Sì, c'è solo un problema, che essendo piastre grosse, fatte in un certo modo, hanno dimensioni diverse, ovvero sono più grandi rispetto alle batterie per auto, perché qui c'è tanta tecnologia in termini di compressione e di risparmio di peso e spazio. Quindi rischieremo di mettere una batteria potente, buona, ma che non ci sta nel vano batteria. Alcuni che hanno camper, barche a vela, piuttosto che roulotte, usano per accendere il motore la batteria dell'auto, e poi le batterie dei servizi sono quelle del fotovoltaico. E questo è eccezionale. Ricordiamoci che non si può assolutamente connettere batterie di diversa tipologia insieme. Faremo dei danni irreparabili. Un bel impiantino fai da te che vede il giusto connubio tra le batterie auto e le batterie fotovoltaiche è proprio quello che vi ho menzionato prima. Se avete dei mezzi mobili come camper, barche a vela, piuttosto che una casa dove potete gestire un piccolo locale, potete mettere anche batterie riciclate o che avete comprato in maniera economica e andare a fare impiantini specifici con dei piccoli regolatori che hanno le uscite già impostate. Ad esempio, voi mettete uno, due o tre pannellini fotovoltaici che caricano delle batterie auto in parallelo, quindi avete 12 volts e diversi amperaggi della stessa tipologia di batteria. A questo punto cosa fate? Col regolatore di carica che arriva avete un'uscita USB 5 volts, potete andare a caricare telefonini e iPad. Avete nel contempo un'uscita pura di 12 volts positivo o negativo e andate a fare un impiantino per le luci del giardino. Quindi quando arrivate ad esempio con una roulotte o un caravan in una vostra proprietà, in una baita o in una tenda, voi con un semplice cavo uscite dalla macchina, fate le cose ovviamente a norma con dei plug giusti eccetera, ed entrate nella tenda con piccoli strumenti che sono utili per il vostro camping, per il vostro survival, e quindi avrete la luce a LED all'interno della tenda, avrete un carica telefonini e batterie, avrete piccole strumentazioni che assorbendo poca corrente non vanno a danneggiare le batterie. E in automatico potete impostare anche lo sgancio delle batterie quando si superano in diminuzione alcuni voltaggi. Questo diventa una protezione per l'impianto. Attenzione a una cosa fondamentale: se usate batterie al gel e ne avete e volete usarle per la macchina, queste non vanno bene se sono posizionate nel vano motore, perché essendo le batterie al gel o le AGM con delle piastre molto vicine e in mezzo un assorbitore di acido, queste con la temperatura del motore, dell'auto o in estate andranno a far evaporare questo liquido, nel caso specifico l'acqua distillata, e quindi le batterie, come si dice in gergo, si seccheranno. Ecco che dal fotovoltaico con le AGM o le gel andiamo a posizionarle in auto, ce le troveremo in breve tempo secche. Non possiamo ripristinarle perché sono chiuse ermeticamente, anche perché non possiamo aggiungere acido su acido, perché andremo a far salire la quantità, la percentuale di acido, quindi questo rovinerebbe le piastre. Se invece aggiungiamo solo acqua laddove si sono seccate, avremo delle piastre immerse nell'acqua, perché oramai l'acido si è solfatato. Quindi non mettiamo le gel e le AGM in auto perché non sopportano queste temperature. Viceversa, se vogliamo fare un impiantino fotovoltaico piccolo, possiamo usare anche le batterie per auto. Vi ho menzionato prima quali sono i casi, quindi luce giardino piuttosto che in tenda, roulotte, caravan, piuttosto che piccoli frigoriferini. Se abbiamo 4-5 batterie di questo, abbiamo un frigorifero che assorbe 30-40 watt, possiamo farlo.
In questo modo i piantini piccoli vedono l'utilizzo di qualsiasi batteria, anche perché se le troviamo usate o ce le regalano e si bruciano, le porteremo in discarica, dove le ricicleranno al 99%. Se usiamo batterie per auto su un impiantino fotovoltaico o se usiamo batterie per fotovoltaico su un'auto, ricordiamoci comunque sempre di controllare il livello dei liquidi, di portarle almeno una volta alla settimana alla massima carica per evitare solfatazione, di portarle una volta al mese all'equalizzazione, e c'è un video nel mio canale che potete andare a vedere che cos'è l'equalizzazione. A questo punto parliamo di buon mantenimento. Anche le batterie per auto vanno equalizzate, non lo fa nessuno. C'è l'alternatore che in automatico, a seconda del clima, dà una dose in più o in meno di volts, perché quando la batteria è fredda ha bisogno di più volts, quando la batteria è molto calda ha bisogno di meno volts, ma non fa null'altro. Allora ogni tanto bisognerebbe staccare il polo positivo e negativo delle batterie, mettere un equalizzatore che la porta al voltaggio indicato dalla casa madre. Quindi con questa equalizzazione, aprendo i tappi, non togliendoli, aprendo, ecco perché questa che è sigillata, non possiamo fare questo processo, non sappiamo cosa avviene dentro. E quindi io consiglio sempre per l'auto batterie aperte, oppure non fate l'equalizzazione. Per il fotovoltaico batterie rigorosamente aperte e non gel e AGM, durano veramente poco. L'equalizzazione salva le batterie, la desolfatazione salva le batterie per auto. E questi sono piccoli accorgimenti. Al di là della destinazione d'uso delle batterie che usate, dovete rispettarli. Ho visto batterie di auto usate per il fotovoltaico, nuove, potenti, di marca, morire in 4 mesi, perché erano utilizzate lentamente ma totalmente. Si creava una solfatazione, ricaricate, riscaricate, risolfatate. Questo in breve tempo le ha rese inutili, perché lo strato di cristalli di solfato che si deposita sulle piastre, quando diventa cristallo solido, non è più ripristinabile. Possiamo solo equalizzarle, quindi staccarlo da lì, precipiterà sul fondo e la batteria pian piano si deteriorerà. Ma se non facciamo neanche questo, batterie per auto sul fotovoltaico dureranno veramente poco. In sintesi, amici, andiamo a utilizzare ogni batteria per il suo scopo. Se abbiamo delle batterie per auto che vogliamo utilizzare per il fotovoltaico perché costano poco, ce le ha regalate o sono residui che abbiamo, possiamo farlo su impianti veramente semplici e minimi come luce di giardino o piccoli accessori che ognuno di voi può inventare. Non parliamo di watt oltre i 100-200, perché sennò dovremmo avere tante batterie per auto, dovremmo calcolare bene i consumi, allora lì si entra già nel campo del micro fotovoltaico, che oltre i 200-300 watt richiede per forza l'utilizzo di batterie deep cycle, scarica profonda. Grazie amici di aver ascoltato questo video, spero sia stato utile, e oggi nel fai da te c'è tanta voglia di rispetto al passato di autonomizzarsi, quindi che sia per la casa, che sia per l'auto, che sia per un viaggio in barcavela, con la roulotte, col camper, abbiamo possibilità con le nuove tecnologie o anche con le vecchie tecnologie di divertirci. Facciamo le cose in maniera calibrata, facciamo attenzione perché parliamo di correnti potenti, si provocano scoppi, incendi, quindi se non siete capaci avvaletevi di un esperto o lasciate perdere, ne va della vostra sicurezza. Grazie e iscrivetevi al canale.